Dopo gli arresti eseguiti ieri dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura tarantina nell'ambito dell'inchiesta Ambiente Svenduto relativa alla collusione fra politica e Ilva, fra cui spicca la traduzione in carcere del presidente della provincia di Taranto Gianni Florido, questa mattina i consiglieri provinciali e gli assessori del PD hanno deciso di rassegnare le dimissioni dalle loro funzioni. I documenti saranno depositati presso la segreteria generale della provincia non appena giungeranno le dimissioni di Florido, che potrebbero arrivare in giornata dalla casa circondariale. Dopo 20 giorni l'ente di via Anfiteatro verrebbe commissariato fino a nuove elezioni. L'ex sindacalista, candidato sindaco e presidente della provincia, avrebbe favorito l'Ilva nel rilascio delle autorizzazioni alla discarica Mater Grazie in carenza dei requisiti tecnico-giuridici. Intanto, questa mattina il presidente della Repubblica Napolitano ha ricevuto il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante. I carabinieri di Lizzano hanno scoperto un garage in costruzione in cui erano state occultate due autovetture rubate. In una di queste c'erano alcuni passamontagna. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell'aliquota operativa della compagnia di Manduria, che hanno curato i rilievi tecnici e repertato ogni oggetto utile ad una potenziale indagine scientifica. Le investigazioni sono indirizzate su un largo raggio di eventi criminali recentemente perpetrati nel territorio tarantino e nelle vicine province, allo scopo di verificare se le autovetture e passamontagna siano stati usati in recenti eventi delittuosi, in particolare rapine. Interrogatori di garanzia questo pomeriggio a partire dalle 15.30 per l'ex presidente della provincia di Taranto Gianni Florido, l'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva e l'ex responsabile delle relazioni istituzionali dell'Ilva Girolamo Archinà, detenuti nel carcere di Viamagli nell'ambito dell'inchiesta Ambiente Svenduto. Accusato di concussione, Florido, dimessosi ieri con un telegramma inviato al segretario generale della provincia dal carcere, avrebbe concordato, secondo quanto ha scritto il GIP Todisco nell'ordinanza di custodia cautelare, con Archinà, il legale dell'Ilva Egidio Albanese, un suo intervento presso la Procura della Repubblica per arginare le attività investigative di polizia giudiziaria, intenzione comprovata da intercettazioni telefoniche. Di ritorno dalla visita dei vescovi pugliesi da Papa Francesco, Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, scrive in una nota che l'incontro con Sua Santità è stato di una semplicità, di una cordialità e di una bellezza straordinarie. Seppur brevemente, a causa dei tempi del cerimoniale, Santoro ha parlato al Papa del dramma vissuto da Taranto negli ultimi tempi, dell'ingiusto conflitto tra salute e lavoro, invitandolo, come aveva annunciato, nella nostra città per infondere speranza nuova a tutti noi. Il Papa ha subito risposto: sono qui da 2 mesi, vedrò com'è la situazione, intanto vi porto tutti nel cuore. Legambiente ha scritto al soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadendo la sua contrarietà al cosiddetto tartarugaio in corso di realizzazione a Taranto sotto la ringhiera del lungomare presso il molo Sant'Eligio, chiedendo spiegazioni per quelli che l'associazione ambientalista definisce gli stringatissimi pareri favorevoli espressi in merito dalla sovrintendenza. Legambiente ha da sempre espresso parere negativo al presidio multizonale di sanità e benessere della fauna marina protetta, centro di recupero e cura tartarughe marine, o più semplicemente tartarugaio. Il progetto, che inizialmente era destinato ad ospitare un centro di cura per delfini, rappresenta per l'associazione ambientalista un vero e proprio schiaffo al paesaggio urbano, che poco o nulla ha in termini di rispetto e salvaguardia del patrimonio storico e ambientale. La terza edizione di Adolescent Day andrà in onda domani, sabato 18 maggio, in diretta streaming sul sito www.iotv.tv, media partner della manifestazione che si svolgerà dalle 10 alle 23 in piazza Maria Immacolata a Taranto. Una giornata interamente dedicata al mondo degli adolescenti. Saranno loro infatti i veri protagonisti dell'iniziativa, le cui attività tratteranno nel loro linguaggio i temi, le problematiche che più interessano i ragazzi: la sessualità, il tempo libero, le moderne forme di comunicazione, i social network, le relazioni interpersonali e di gruppo tra coetanei, l'alimentazione, lo sport, la musica, il ballo, l'impegno civico e sociale. Sono previste esibizioni artistiche di canto, ballo, concerti, recitazione e cabaret, ma anche competizioni sportive e ludiche. Presenteranno la manifestazione Stefano Zizzi, Marco Buzzerio, Ubaldo Sgura, Dolly e Michele, Grazia Vozza, Jonathan Russo, Deborah Muscoso e Alfonso Zambrano.